bufera nel mondo del calcio. Massimo Cellino svela il mistero dei faldoni bruciati. L'Inter trema. Il mondo del calcio è scosso da una rivelazione clamorosa. Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha deciso di vuotare il sacco in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, rivelando dettagli scottanti sui faldoni bruciati che mettono l'Inter sotto i riflettori. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Cellino, noto per non mandarli a dire, ha puntato il dito contro i suoi colleghi, accusandoli di non rispettare le regole finanziarie. 7 anni a Brescia e 33 da presidente. Sa una cosa? I miei colleghi non capiscono niente di calcio. Io pago tutto regolarmente mentre gli altri fanno i concordati. Non esiste. Il riferimento all'Inter è chiaro. In una precedente intervista aveva attaccato duramente la gestione finanziaria dei nerazzurri, affermando non solo che il loro scudetto era immeritato, ma anche che con un passivo di 245 milioni di euro il campionato lo avevano perso e che il vero vincitore era il Milan, di cui conosce perfettamente la gestione. Il Covid ha offerto un alibi a molte società che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del coronavirus, ha dichiarato Cellino, ma i bilanci mostrano perdite di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di Serie A, perché a inizio anno si sa già quanto denaro entrerà nelle casse e quanto potrà essere speso. Ci si può anche indebitare per vincere lo scudetto e quindi fare il passo più lungo della gamba. Nessuno ti obbliga a essere virtuoso. In più, magari, nemmeno ottieni risultati, ti fai coinvolgere emotivamente e ti esponi. Cellino ha continuato il suo discorso, raccontando il suo ritorno dall'Inghilterra e la situazione devastante trovata nel calcio italiano. In Inghilterra, prima di farmi comprare il Leeds, mi hanno fatto una sorta di interrogatorio. Hanno voluto sapere tutto. Qui, invece, arrivano persone che acquistano una società, ma in realtà non si conosce con certezza di chi è la proprietà. E se il calcio non torna a essere corretto e trasparente, continuerà ad attirare personaggi dubbi. Dal canto mio, pago regolarmente gli stipendi e le tasse. Quando sono arrivato qui, ho trovato una situazione patrimoniale pesante. Adesso c'è una società sana che deve riuscire ad andare avanti in autonomia. In un'altra dichiarazione sorprendente, Cellino aveva rivelato di aver aiutato molte società, inclusa l'Inter. Avevo un contenitore con tutti i dossier. Chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come IRPEF il trasporto. Facemmo bruciare tutto. Scesi in cortile, c'era un bidone di ferro, presi un po' di trielina e poi ci ficcai dentro il faldone delle fideiussioni false. Il giorno dopo, quando arrivò la Guardia di Finanza, perquisirono tutto, ma il faldone non c'era più. Queste rivelazioni lasciano il mondo del calcio in subbuglio. Quali altre verità potrebbero emergere? La questione è destinata a far discutere e a lasciare molte domande in sospeso. Lasciateci i vostri commenti e opinioni. Cosa ne pensate delle parole di Cellino?